Siamo nel bel mezzo della stagione venatoria e c'è una notizia che riguarda appunto l'ACL, l'Associazione Cacciatori Lombardi, perché è giunto il momento di tirare un bilancio di questa annata che in Lombardia ha visto la regione immobile su tutto, sulle deroghe, sui richiami vivi, sulla segnatura del tesserino e su tante altre situazioni. L'ACL non è ferma, avete organizzato un presidio. Carlo. Sì, abbiamo deciso questo perché a furia di aspettare siamo già andati avanti oltre quello che era il nostro programma, però siccome c'erano in giro voci che sembrava che la regione si impegnasse un attimino di più anche sui roccoli, quindi abbiamo atteso un attimino di più per vedere se effettivamente questo era vero o meno. Ci siamo accorti che purtroppo per il quinto anno consecutivo ci hanno preso per i fondelli. E quindi noi abbiamo deciso come ACL, visto considerato che dicono sempre che bisogna avere il coraggio di affrontare la situazione, noi andremo a fare il nostro presidio annualmente ancora una volta per appunto dichiarare ancora una volta più forte di prima che vogliamo appunto parlare ancora di deroghe, vogliamo riapertura dei roccoli e soprattutto vogliamo vedere anche se hanno quella piccola volontà che gli è mancata anche quella sulla segnatura del tesserino. Dove avevamo chiesto due passaggi, due parole da cambiare per essere un po' più tranquilli di non succedere come è successo purtroppo negli ultimi tempi, questa maledetta segnatura del tesserino dove avevamo detto che avrebbe portato disastri e difatti le altre associazioni non so cosa faranno. Noi abbiamo chiesto più volte di essere con noi, se vogliono essere saremo molto contenti di vederli. Quello che dico però è che non ci siano solo le bandiere, o meglio, che mi portino le persone, qualsiasi associazione può venire con noi, è benvenuta, ma che portino anche i soldati, nel senso di avere gente un po' più del solito che facciamo noi, perché sicuramente quando viene qualcuno e porta solamente la bandiera ed è successo più di una volta, vengono con una bandiera piena, appena a me non mi sta assolutamente bene, o sentono il problema, lo vogliono affrontare, altrimenti noi come ACL ci siamo là e siamo pronti. Carlo, fare questo presidio quasi alla metà di novembre non è un po' troppo tardi? Non andava forse fatto prima dell'inizio della stagione venatoria? Ripeto quello che ho detto prima, purtroppo c'erano in giro voci, ci avevamo parlato anch'io un po' con la regione, sembrava che l'assessore Fava si stesse muovendo un attimino di più e siamo arrivati a questo punto. La caccia in Lombardia vive tutto sommato un periodo positivo, perché noi abbiamo un'interlocuzione diretta con il resto del territorio abbastanza semplice, perché le richieste ci vengono fatte sono state sostanzialmente esaudite, abbiamo mantenuto l'autonomia degli ambiti, abbiamo fatto quello che tutto il resto della Lombardia ci chiedeva. Le difficoltà principali le abbiamo con le cacce tradizionali, con Brescia e con Bergamo, laddove si chiede alla politica di fare qualcosa che le leggi non consentono di fare. Abbiamo chiesto con forza di avere un'interlocuzione diretta al tavolo della conferenza Stato-Regioni, ci è stato concesso, siamo nella fase di approfondimento. Ancora ieri a Bologna abbiamo insistito perché la conferenza Stato-Regioni convochi una commissione apposita per stabilire quali debbono essere i comportamenti ai quali la politica territoriale e regionale, non solo di Lombardia ma anche delle altre, sul tema appunto dei richiami vivi da un lato e delle attività di caccia tradizionale da appostamento dall'altro, possa dare qualche risposta. In termini anche di concessione delle deroghe, la politica romana non è così sensibile alla tematica quanto lo è questo territorio. Noi però insistiamo perché questo avvenga prima della fine del mese di aprile, perché è evidente che entro la fine del mese di aprile dovremo decidere se procedere o meno alla richiesta di concessione di deroghe. Io personalmente continuo a pensare che rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni, cioè al fatto che sono state fatte richieste specifiche alle quali sistematicamente Ispra ha detto no, non convenga proseguire questo tavolo. Qualcuno mi dice: ma politicamente ti conviene fare la domanda e fatti dire di no perché fai bella figura. Ecco, io non voglio prendere in giro i cittadini e i cacciatori, io voglio fare le cose che si possono fare. Credo che il tavolo a questo punto, il tavolo della conferenza Stato-Regioni unito ad ISPA, unito al Ministero, ci dovrebbe dare una risposta che mi auguro ci giunga nei termini, dopodiché ci adegueremo tutti facendo le stesse cose. Ma se noi non abbiamo un minimo di apertura da parte delle istituzioni nazionali, continuare a perorare cause per sentirci dire regolarmente di no è un'attività che io giudico anche per nei
nei confronti di quei cacciatori che al contrario ci chiedono risposte certe. Se dovesse esserci una risposta positiva da parte del governo, la Regione Lombardia è pronta a fare il proprio ruolo? Assolutamente sì, non a caso noi in questi anni abbiamo sempre chiesto l'ottenimento delle deroghe che non ci sono mai state date. L'anno scorso abbiamo evitato di farlo perché non avevamo elementi di novità rispetto alla richiesta dell'anno precedente e sapevamo che di fronte alla stessa domanda alla quale ci avevano già detto no era impossibile pensare di ottenere un sì. Quindi se questo elemento di novità, cioè se si raggiunge un'intesa a livello nazionale al tavolo della conferenza delle regioni dovesse portare anche ad un approccio e ad un atteggiamento diverso da parte di ISPRA, noi siamo prontissimi a fare le richieste di deroga. Io non ho limiti di ordine psicologico, mentale e nemmeno pregiudizi nei confronti della caccia di nessun tipo. Semplicemente ritengo che sia sbagliato continuare a portare le amministrazioni verso la produzione di atti che alimentano di fatto solo i tribunali amministrativi regionali e non danno nessun risultato concreto. Noi abbiamo capito ancora tempo fa che non c'era più speranza, quindi abbiamo cercato di programmare questo presidio e abbiamo deciso di farlo comunque. Ci siano o non ci siano altre associazioni, facciano qualcosa, non lo so, siamo alla fine della legislatura, ne abbiamo piene le scatole di questa legislazione perché purtroppo è qua. Metto dentro tutti, perché quando tiro le somme io non trovo né di destra né di sinistra che ci abbia aiutato. Qualcuno di sinistra ci ha aiutato, qualcuno di destra ci ha aiutato, ma il nocciolo della questione è che tirando le somme siamo ancora a punto zero, dopo 5 anni. Nel frattempo c'è stato il referendum e non ci sono stati consigli regionali in calendario. Ecco, fortunato, si sperava che prima del referendum ci fosse magari un'azione da parte della regione, da parte dell'assessore Fava, un ripensamento, magari la riapertura di un paio di roccoli. La riapertura di un paio di roccoli era il minimo. Noi vorremmo che i roccoli e i roccolatori continuassero nella loro tradizione che ha 600 anni. Effettivamente questa Regione Lombardia è stata una delusione, ci aspettavamo che in costanza del referendum e anche delle prossime elezioni, noi infatti andiamo a Milano non solo a fare una scampagnata, a mangiare il pane, il salame, la mortadella e la formagella, come dice qualche consigliere regionale. Andiamo là con un obiettivo preciso, che è quello di riaprire un tavolo di confronto serrato al fine di avere quei chiarimenti che la nostra gente si aspetta. La contestazione sarà nei riguardi dell'assessore Fava però? La contestazione, evidentemente l'assessorato competente ha un nome e un cognome, ha dei funzionari ben precisi, per cui l'assessore Fava sicuramente sarà oggetto di contestazione, come giusto che sia. Ripeto un'altra cosa, io guardo molto l'assessore perché vedo che purtroppo, lui ce l'avrà con noi della CL, ma anche noi adesso ce l'abbiamo con lui. Ma guardate che lì non c'è solo l'assessore Fava. Io non voglio nascondermi dietro un dito. Lì qualcuno doveva intervenire, non è intervenuto, deve prendersi anche un po' le sue colpe. Ecco, c'è un'altra questione che andiamo così a toccare questa sera nell'incontro con la CL. L'operazione Pettirosso si è conclusa con i Soarda, ex Noa, che hanno presidiato per un mese le valli e la pianura bresciana. È stato fatto un stillicidio di verbali e di azioni penali nei confronti di molti cacciatori. Voi che bilancio fate visto che avete incontrato i Soarda? Noi aspettiamo i numeri definitivi. Ho già anticipato al tenente colonnello che è responsabile della forestale a livello provinciale, il colonnello Tedeschi, che noi quando avremo i numeri faremo un calcolo ben preciso, prenderemo il numero dei cacciatori bresciani della provincia di Brescia, lo divideremo per il numero di verbali, che sicuramente non sono stati elevati solo ai cacciatori ma solo a una parte, e con un algoritmo andremo a vedere qual è l'incidenza. Io penso che non raggiungeremo all'1% dei cacciatori bresciani. Ecco, c'è però una fase in questo momento di diffamatoria da parte della stampa, da parte dei media nei confronti dei cacciatori, nei confronti dei cacciatori bresciani. Anche Carlo, abbiamo visto da Linea Verde a Crozza, sui giornali, di tutto e di più, si è criminalizzato e si sta criminalizzando una categoria. Sì, infatti sembra quello quando dicono vabbè, quello è caduto a dargli addosso che già che è per terra lo finiamo del tutto. Allora, i cacciatori sono una categoria particolare dell'Italia.
Io faccio tanti esempi perché ascolto anch'io il telegiornale. Faccio un ultimo esempio: la settimana scorsa nella mia via, che è molto corta, ci sono stati 3 furti allo stesso orario, dalle 7 alle 8. Intervento dei carabinieri, ci hanno detto che purtroppo non riesco a fare niente e tutto il resto. Io vorrei capire, queste forestali che ora si chiamano carabinieri, vorrei capire se servono veramente per correre dietro a quella percentuale di cacciatori che dicevamo, o anche se è più alta, o se servono anche per la sicurezza del cittadino. Io a casa mia non sono più tranquillo, tutti che mettono serrande, sbarramenti qua, là, mi sembra di andare in prigione per essere a casa mia. Quando questi invece entrano qua, vengono da Roma, invece di correre dietro chi devono correre dietro, fanno questo. Parlano molto di stupro di uno e l'altro, per l'amor di Dio. Però dico una cosa: anche nella chiesa purtroppo c'è chi fa del male, ma io cattolico non è che non vado più in chiesa, cioè ci credo ancora ci siano persone valide, ma soprattutto quelli che fanno le leggi, chiedo a quelli che fanno le leggi, ma sapete cosa state combinando, cosa fate e poi dicono che non andiamo a votare? Ultimamente sono anch'io uno di quelli che è sempre andato a votare, ma guardate, ve lo dico chiaramente, non so se andrò ancora a votare a questo punto, perché sono talmente deluso di tante cose come tanti italiani, ma quando metto questi confronti in prima pagina come se fossimo dei delinquenti, dei agguerriti che chissà cosa abbiamo combinato, guardate che noi cerchiamo di, le nostre tradizioni sono anche quelle lì, questa è una conseguenza delle nostre tradizioni dove credevamo molto e adesso si stanno chiudendo perché tutto non si può più fare. Sì. È fortunato, qui abbiamo proprio un esempio di un quotidiano bresciano, possiamo anche dirlo, abbiamo visto Brescia Oggi, che ha messo in prima pagina la questione del bracconaggio. Intanto c'è da fare una differenza tra bracconiere e cacciatore. Direi proprio di sì, non si può fare di tutta un'erba un fascio. Il confronto con i carabinieri forestali è stato franco, aperto e anche collaborativo, se vogliamo. Abbiamo detto le nostre ragioni, loro hanno dato le loro spiegazioni. Sicuramente il fenomeno esiste, però non si può criminalizzare un'intera categoria di cittadini onesti. Abbiamo preso posizione anche con il nostro editoriale e abbiamo deciso che anche gli operatori, i giornalisti, i redattori, che si dovessero allargare nel fare gli opinionisti anziché i cronisti, risponderanno del loro operato attraverso una lettera di diffida e successivamente, se continueranno nel loro operato scorretto, noi provvederemo a una denuncia. Ritenete che sia stata fatta diffamazione? No, se caso lo riterrà la magistratura, se c'è stata o meno diffamazione. Io dico che leggendo tra le righe noto un particolare stile che non è sicuramente favorevole alla caccia. Si dovrebbe, il giornalismo è fatto di cronaca, sarà il lettore sulla base della cronaca che trae le conclusioni di che cosa è successo. Questi giornalisti, e parlo in generale, non parlo solo nello specifico, che li chiamo militanti anticaccia, dovrebbero sciacquarsi la bocca e magari fare anche qualche gargarismo quando parlano di caccia o parlano documentati con dei riscontri ben precisi, ma io non ci sto assolutamente al paragone cacciatore uguale bracconiere. Fortunato, il bracconaggio, oppure diciamo è il cacciatore che abbatte qualche o che cattura qualche tordo ad uso di richiamo, si combatte con la riapertura dei roccoli? Potrebbe essere una soluzione, sicuramente coloro che non hanno le possibilità economiche e da anni vedono che gli impianti di cattura non operano più, in qualche maniera si devono procurare il richiamo vivo. Infatti il roccolo non è solo tradizione, ma è fondamentale sia per l'allevatore che deve prendere dei capi riproduttori rinsanguando la specie, ma anche deve servire a coloro che fanno l'attività da appostamento fisso. Io dico che riaprendo i roccoli sicuramente il fenomeno della cattura con le reti in maniera impropria, abusiva e quindi di bracconaggio andrebbe quasi scomparendo.